ringraziamo gratuitamente l'unità. E come va? Lo prendono? Lo prendono sì, volentieri, devo dire. Tu sei soddisfatto del primo anno di governo, Renzi? No, ora posso parlare di politica, guarda. Ma come non posso parlare? No. Siamo alla Leopoldo, distribuisce l'unità. Sì. Non posso parlare di politica. Non posso, mi dispiace. Non posso espormi. Dimmelo. Ma come non posso espormi? Stai dando l'unità. È contento lei del percorso dell'unità? No, perché conosco il direttore e non ho nessuna stima. Non è come Gramsci? No, no, assolutamente no. Io devo chiedere perché ha detto no. No comment, no comment. È gratis, ma non vuol dire che tutto quello che è gratis debba essere preso. Che me lo dice a me? Non lo so. Mi danno a tenerli in mano, devo essere sincero, ecco. Soddisfatti del primo anno di governo Renzi? Sì, è andata molto bene. Ma io sono contenta. Una cosa di cui è stata particolarmente contenta? Beh, sicuramente il mettere mano alla riforma costituzionale. Gli effetti di questo, della normativa sul lavoro è un effetto che cominciamo a vedere. Andiamo di fede. Grazie, addirittura fede, non certamente. Fiducia, fede addirittura. No, no, fede. È una fede, religione, fede. È il dio Renzi. Esatto. Che è un po' una bestemmia. È un po' una bestemmia, va bene. Grazie. Niente, sono venuta apposta da Siena per rilevare la truffa che ha commesso il governo Renzi all'indirizzo dei risparmiatori. E, diciamo, sono contenta della voglia di fare di questo ragazzo, per me ragazzo. Signora, perché non ha preso l'unità? Perché ce l'ho già. Bugia, bugia. Buongiorno. Raddoppia le volontarie. No, Sono di New York. Come non rispondo? Sto lavorando. Un buon giornale, sì? Ma, non siamo finanziati di uno partito politico. Senti, ma tu sei in regola almeno nelle istituzioni, quindi hanno regolarizzato o ti danno a nero? Non so. Sono americano. Bene. Una cosa di cui sei più soddisfatto? Riforma del lavoro. E una cosa di sinistra di cui sei più soddisfatto? Le case, di quelle non si paga. La prima casa, come si usa a me, come si chiama? Lisci. Però io quelle delle seconde. Era stancato. E invece ce n'ha due o tre e non potrebbe pagare nemmeno quell'altra. Vero? Finalmente qualcosa di rosso alla Leopolda. Grazie. La forza di osare, di cambiare. No, no, un provvedimento proprio. Un provvedimento. Ora ci si informa per bene e poi te le dico. Ma io direi la parte che più mi intriga di Renzi è il decisionismo e l'andare a diritto. Scusate, ma avete il foglio? Sì, prego, prego. Come mai? Mi sembra il posto là. È stato detto al foglio, quindi sì. L'importante è essere informati, no? Per questo io dicevo il foglio, cioè era qui il mio punto interrogativo. Beh, il foglio informa, fa anche degli ottimi articoli, possono arricchire la discussione e il dibattito. Siamo iscritti ed elettori del Partito Democratico. Esatto. E venite a distribuire il foglio. Sì. Esatto. Questi sono entrati dentro quelli con il foglio. Un commento. Se no il foglio vince l'unità. Questo dice lei.